un evento organizzato dal Corriere del Pallone qui allo Stadio San Paolo per ricordare sportivi degli anni passati che hanno fatto la storia anche del calcio campano. Un ritorno al futuro, io sono avvezzo a fare queste manifestazioni, di tanto in tanto mi viene un'idea e cerco di portarla avanti. Questa qui mi è riuscita perfettamente anche grazie al Covid, in un momento in cui eravamo tutti chiusi in casa, a me viene questa idea di far votare quello che era, secondo gli amici del calcio di quell'epoca, il miglior portiere, ed ebbi circa 300 messaggi. Il giorno dopo mi alzai e dissi: mo faccio i terzini, poi faccio l'attaccante, poi faccio i centrocampisti, e così è venuta fuori questa cosa così bella a cui hanno risposto, io cercherò di farne un libro, hanno risposto circa 15.000 persone votando, ed oggi premieremo la squadra più votata con un regalo offerto dall'LND, dal Comitato Regionale Campano, da alcuni sponsor, dal Corriere del Pallone, e poi premieremo anche tutti gli altri presenti che verranno di quelli là che sono stati votati. Sì, sicuramente una bella esperienza, capitanata da Carmine Testa, che ha organizzato questa manifestazione anche durante l'anno con le preferenze sui calciatori in base ai ruoli, e abbiamo fatto questa, diciamo, piccola rimpatriata tutti insieme, è stata una bella cosa. Siamo contentissimi di questo incontro, grazie a Carmine Testa che ha fatto una cosa eccezionale, c'era il presidente della Federazione Campana, c'era l'amico grande presidente Sibilia. È un incontro molto piacevole, sono rimasto veramente emozionato dai premi, ma al di là dei premi per tutti, ma aver incontrato tanti amici del calcio passato è stato un vero piacere. Sì, è bellissimo ritrovare tutti i coetanei della nostra generazione, però è un po' dispersivo perché poi, sai, uno vorrebbe godere a ognuno singolarmente, se ne siamo troppi. Comunque va bene così, perché veramente sono delle cose umane che poi ti rimangono ancora dentro attraverso tutti gli anni. Stiamo parlando adesso di 50 anni, mica ieri. Ricordiamolo, lei è stato un mister dell'Ischia, che ricordi ha della sua esperienza sulla panchina isolana? Benissimo, giocatori veramente al di sopra della norma erano, i Monti, in Pagliazzo, lo stesso Buoncamino, Musella, veramente giocatori che adesso secondo me è molto difficile ritrovarli. Io ringrazio Carmine Testa per questa iniziativa, per qualcosa che è nata durante il periodo di Covid. Ci siamo sentiti una mattina, io ho letto la sua iniziativa su Facebook e ho detto: Carmine, questo tuo gioco dovrà diventare un evento. E così è stato. Diamo oggi quello che è un calcio al Covid, proprio a quella che è la chiusura dei campionati nella stagione sportiva 2020-21, e con l'augurio che vada via e non torni mai più questo maledetto Covid, ricordando la storia del calcio.